Buon pomeriggio e ben ritrovati a Club Napoli All News, puntata un po' più piccola, un po' più corta. Oggi, per motivi di palinsesto, saremo in onda fino alle 17, poi domani torniamo con l'orario normale. Domenica, come al solito, pre-partita e post-partita, pre-partita intorno alle 18:45 circa e poi il post gara per questo Napoli Udinese al San Paolo. È stato un turnover esasperato, questo è il titolo di oggi. Perché io ci pensavo ieri dopo la diretta che abbiamo fatto e non mi era piaciuto assolutamente il risultato, non mi è piaciuto il risultato, non mi è piaciuto il pareggio. Non credo che il Napoli meritava di più, anzi, dopo 2 volte che si era salvato con il VAR dall'annullamento prima del gol di Mbaye, molto più netto il fuorigioco, ma su quello di Palacio, ragazzi, veramente è un gioco di millimetri. E questa volta il VAR è stato bravo nei nostri confronti, cosa che da tempo non era così. Ricordiamo il calcio di rigore al Milan, ricordiamo un altro gol annullato ad Elmas di cui non abbiamo mai saputo se era per fuorigioco, per mani o per altri motivi. E anche altre situazioni che insomma avevamo avuto in queste ultime settimane, che io avevo sottolineato dicendo ok, a noi non conta niente, però poi quando succedono determinate cose c'è il rischio che una squadra come il Napoli, che ha una mole di gioco importante, che comunque fa azioni, se non ha un calcio di rigore, se non ha un fuorigioco a favore, poi rischia di vanificare tutto quello che è stato. Però il mio pensiero è andato soprattutto ai calciatori. Perché è vero che Gattuso fa un turnover esasperato, è vero che Gattuso non è che sottovaluta il Bologna, però forse doveva intervenire prima. Se Manolas non ce la fa, lo tiri fuori, perché sei tu l'allenatore di questa squadra e non puoi fidarti mai dei calciatori. Ci sono calciatori che non vorrebbero mai uscire, casomai con un piede in meno. E quindi il calciatore ti dirà sempre che sta bene, ti dirà sempre che vuole giocare, ti dirà sempre che la vuole continuare. E ieri Manolas è sembrato sulle gambe. Il ragazzo comunque non è ancora al top, sta giocando, sta migliorando, ha fatto un bel gol, però in qualche momento, e come ci diceva anche mister Daniello nella telefonata di ieri sera, se devi guardare, come dire, anche il tuo compagno, e quindi Maximovic deve guardare Manolas, anche Maximovic non ha fatto la sua miglior partita. E allora, se Manolas deve uscire, deve uscire. Se Demme, che non mi sembra essere tornato al top, anche se oggi ho visto voti importanti per Demme, qualcuno addirittura lo ha classificato come migliore in campo nelle pagelle dei vari giornali. Poi è chiaro, ognuno è soggettivo come vede il giocatore, così come ieri Politano, che ha avuto diversi voti positivi. Il ragazzo si è mosso, ha dato lui l'assist a Manolas sul calcio d'angolo, però se cominciamo a pensare agli assist da calcio d'angolo, ora Caglione quanti ne ha fatti? O qualcun altro che batteva gli angoli, che poteva essere anche Goulam, batteva i calci d'angolo. Insomma, quindi se la mettiamo così, non andiamo poi a vedere il voto preciso. E quindi niente, io non, da, se devo accusare qualcuno, non accuso il turnover esasperato come vi ho scritto, ma sottotitolo, come ha detto il buon Gattuso, e chiedo anche alla regia se riusciamo a prendere, perché veramente ieri ha fatto 2 minuti di dichiarazioni, poiché le ho tagliate per il telegiornale, se riusciamo a prendere la parte di Gattuso nel TG, perché praticamente sono 2 minuti di Gattuso, che casomai lo vediamo dopo.
E dicevo, però qualcuno qui la gamba non la sta mettendo. Ieri Gattuso ha detto, e lo sentirete, che qualcuno è stanco, ok, però non vorrei che qualcuno la gamba non la mette, o comunque se la mette un po' molle, perché il campionato del Napoli è finito. No, il campionato del Napoli non è finito, la Roma ieri ha vinto, si è riportata a più 4 da noi, il Milan ci ha preso. Il Sassuolo con il pareggio con la Juventus non si avvicina più di tanto, però non mi piacerebbe che insomma il Napoli ha mollato un po' come ha fatto la Lazio per altri motivi. Il Napoli è comunque in questo momento lontano, ripeto, da quelle che sono gli standard, no? Che noi abbiamo sempre avuto. Quindi mi piacerebbe comunque concludere bene questo campionato perché il Napoli lo merita, perché i tifosi lo meritano. Il Sassuolo è a 6 punti, quindi insomma lontano per fortuna, però voglio dire, se il Napoli continua così, poi non c'è il rischio, tra virgolette, che non lo prendiamo neanche il sesto posto, e non mi piacerebbe tutto questo. Lo ribadisco a voi che ci state seguendo, che ci state già scrivendo anche sulla pagina Facebook, non è un'accusa a Gattuso questa, è un'accusa a quello che potrebbe essere il turnover esasperato dovuto anche da una scelta da parte dell'allenatore, proprio perché qualcuno forse, non dico si sta tirando indietro, ma sta un po', come dire, svagato. Oggi leggevo il collega di Repubblica Azzi che scriveva un tweet dicendo fare il campionato a luglio a Napoli è più difficile di farlo a Bologna, perché a Napoli te ne vai a Capri, te ne vai a Ischia, te ne vai sulla costiera amalfitana e quando c'hai mezza giornata libera, casomai ti prendi la barca, perché loro si possono permettere la barca. E vanno tranquillamente di Mertens, bravo, e si vanno a divertire. E quindi potrebbe essere anche questo un po' di, sai, un po' di sana spensieratezza. Quindi io me la prendo più con i calciatori, voglio sapere voi con chi ve la prendete. Con me oggi c'è Raffaele. Ciao Raffaele, Raffaele Amato. Ciao Raffaele, grazie Ciao per essere con Francesco, noi. buonasera a tutti. Allora, chiedo a Marco Mennillo. Io è vero che insomma ho il televisore bello grande avanti e ringrazio la regia, i tecnici che mi hanno fatto vedere questo bellissimo televisore. Voi non lo vedete, ma è un televisore veramente bello grande davanti a me. Però adesso siamo diventati insomma un po' giganti con queste inquadrature. Quindi non so se possiamo tornare un po' indietro, perché sembriamo poi troppo Un così. enorme molaro Un davanti a me. enorme molaro che esce, anche così, anche perché il distanziamento Vabbè, ci sociale sta, dai. dovuto dal ci sta per fortuna, ma siamo diventati un po' immensi, diciamo, in video. Vabbè, però questo ci pensate voi, tra virgolette, ad aiutarci in questa inquadratura che mi sembra un po' troppo spinta. Allora, noi ci dobbiamo collegare con Andrea, quindi mi dovete anche Andrea. aiutare ad avere Andrea. E poi avremo un ospite. Intanto, Raffaele, voglio il tuo Sì. giudizio. Poi Raffaele ha fatto un po' il punto con i movimenti dei giocatori del Napoli, se Sì, non erro. ho preso due, quattro giocatori del Napoli in particolare, ossia Lozano, Politano, Insigne e Callejon per confrontare i loro movimenti durante tutta la partita. Ovviamente c'è una disparità perché hanno giocato Vabbè, chiaro. tempistiche diverse, però è interessante soprattutto nella fase difensiva vedere loro dove si sono mossi e fino a dove si sono spinti, che secondo me è una delle chiavi della partita. Cioè la Certo. differenza che c'è tra Lozano, Politano e la coppia Insigne-Callejon sono i movimenti difensivi, perché poi hanno caratteristiche tutte e quattro diverse tra di loro, chiaramente, quindi c'è chi è portato a saltare l'uomo, chi a rientrare, e l'unica cosa che possiamo comparare davvero sono i movimenti difensivi che ieri sono mancati. Fino a quando non sono entrati Insigne e Callejon, il Napoli palleggiava bassissimo. È vero che il Bologna pressava molto alto, ma è anche vero che né Politano né Lozano sono rientrati il giusto, come fanno invece le loro controparti, per aiutare in alleggerimento i propri compagni in difesa.
È chiaro che hanno dovuto ripiegare più volte sia Maksimovic che Isai che Di Lorenzo verso il portiere, ma perché era l'unico uomo libero. Demme era schermato, Zrinski saliva e non, scendeva e non scendeva, la stessa cosa faceva Elmas. Se non si propongono gli esterni diventa difficile uscire quando una squadra ti pressa così alto, e il Bologna pressava bene. Cioè, comunque non va detto che il Bologna sta giocando bene, ha battuto Inter, ha battuto la Roma, ha battuto l'Atalanta, non è una squadretta che si poteva battere facilmente con le seconde linee. Secondo me il turnover esasperato ha un obiettivo, che è quello da una parte di testare i nuovi giocatori, cioè i giocatori che giocano di meno, e dall'altra far rifiatare comunque i titolari. È vero che, come dice Francesco, bisogna arrivare al sesto posto, è vero che c'è un campionato da onorare. Io dico anche il quinto vorrei. Certo. Io vorrei anche il quinto. Sì, però sono d'accordo, però è anche vero che Gattuso ha delle prove da fare, ha dei giocatori da verificare. Noi vogliamo sempre dire che il campionato non è finito, però Napoli non è che il quinto posto, il sesto, il settimo gli cambia più di tanto la vita. No, questo lo sappiamo. E quindi comunque Gattuso, secondo me, fa bene a testare, quindi vuole vedere cosa succede a mettere Lozano e Politano assieme. Vuole vedere se Milik davvero, come dicono tanti nostri colleghi, ha già in testa la prossima squadra, che sia la Juve, che sia l'estero, e quindi abbia tirato i remi in barca e non stia giocando più. Io stamattina leggevo commenti contro Milik di tutti i generi, è fermo, è piantato, non tira in porta. È vero, sì, siamo d'accordo. Ma è anche vero che giocava con due giocatori dietro che non aveva mai avuto insieme. È vero che il Napoli ha attaccato poco, si è spinto di meno rispetto a tante partite. Comunque il Napoli viene da tante partite consecutive, cioè non ci scordiamo che giochiamo ogni tre giorni. Allora oggi può essere brillante, domani no, dopodomani torni a essere brillante, ti fai due partite brillanti, dopo di nuovo devi rifiatare, perché comunque tutti stanno facendo così. La Juve prima in classifica non vince una partita da tre partite? Sì. Ha fatto tre pareggi? Sì. Poi la Juve stava perdendo e la Szczęsny l'ha salvata. Poi quella la Juve ha una rosa lunghissima le pareggia e non le perde, però non ci scordiamo che comunque anche i primi in classifica, la Lazio ne parliamo proprio. Ci sono situazioni che sono estremizzate. È chiaro che il calcio di luglio, come dicevamo prima, è quello che è. Bisogna tirare in barca, bisogna rifiatare, bisogna pensare. Secondo me Gattuso fa bene, ogni tanto, non chiaramente in tutte le partite, a dare spazio a chi non l'ha avuto. Bene che abbiamo visto Elmas, bene che abbiamo visto quello Lozano. Sicuro, quello sicuro. Poi magari oggi non sono andati bene, li riproviamo la settimana prossima, sempre di mercoledì, e magari vinciamo 3-0. Infatti. Cioè, comunque c'è tanto da ragionare. Secondo me è il momento giusto. Cioè, quando mai ha avuto l'occasione di avere così tante partite, aver già ottenuto il massimo da quello che può essere il campionato, e però hai la possibilità di pianificare il prossimo anno. Gattuso è comunque arrivato da poco, cioè c'è stato il Covid per mezzo, e quindi il suo tempo come allenatore del Napoli è stato ridotto rispetto a quello che è il tempo da cui è arrivato, quindi c'è tutto il tempo per lui per provare, ed è una cosa che secondo me è ottima da fare. Comunque, posto che quinto, sesto, settimo posto, il Napoli va in Europa, il quarto posto è andato, e quindi la Champions non ci dobbiamo più preoccupare. Certo. E quindi secondo me, io sono d'accordo, a un turnover esasperato. Poi certo, magari non tutte le settimane che cambi 8-11 della squadra, però ogni 2-3 partite fa rifiatare chi ha giocato sempre come Insigne, provare Lozano che comunque lo tieni, l'hai pagato, magari avrà mercato, magari no, ma magari facendolo giocare avrà mercato se lo vuoi vendere. Magari dimostra di essere un giocatore da Napoli, lo tieni e lo fai giocare. Vediamo. Allora, regia, se mi date Gattuso adesso, in modo che poi dopo ci colleghiamo appena possibile con Andrea, così leggiamo le ultimissime su Osimhen, perché ci sono notizie positive. Ieri Giuntoli aveva, non so perché, messo molto le mani avanti, dicendo che insomma con il cambio di procuratore, di intermediario, non si capisce che cosa c'ha questo giocatore. C'era stato un rallentamento anche importante, però oggi c'è il DG del Lille che praticamente ha detto che è tutto fatto, e quindi fra un poco, appena abbiamo Andrea, lo leggiamo. Intanto leggo qualche messaggio dalla diretta Facebook, dove vi invito a scriverci, vi invito a condividerla, vi invito a mettere mi piace, vi invito a fare le vostre domande. Allora, Jenny Silver, non direi perché poi il Napoli è andato sotto quando sono entrati i vari Insigne, Mertens, Caglion, Allan, Fabian Ruiz, la colpa è esclusivamente solo dei giocatori, inutile dare colpi a Gattuso, sono loro che hanno tirato il piedino, si sentono immuni solo per aver vinto la Coppa Italia.
Questa è la domanda che io ho fatto, poi vediamo di analizzarlo però se tutto è vero, perché io non vorrei poi sparare su quello e quell'altro calciatore o sull'allenatore, quindi facciamo un'analisi larga. Saluto anche Marina che scrive: ieri sera troppi passaggi sbagliati. Alessandro: ieri i gregari si sono visti tutti, non c'è stata neanche quella cazzimma nel tiki-taka, esasperato, non è fattibile da tutti. Il Bologna ci ha chiuso dentro la nostra area di rigore, per di più le motivazioni sono più importanti e non avendo obiettivi in campionato si lasciano i remi in barca, addirittura per dire Traversi. Ho saputo che la Lazio, pur essendo seconda in classifica da quando è rientrata dal Covid, continuano a fare festini ovunque, anche perché il loro presidente ha tutto meno che intenzione di vincere il campionato. Il premio che dava per lo scudetto era equivalente alla qualificazione Champions, quindi 2 più 2 fa 4. Oddio, questo non lo so, caro Alessandro, non sono fatti nostri, non ce ne può fregare di meno della Lazio, non so se fanno festini, non so se fanno, se giocano a calcio. Io parlo del Napoli e credo che durante il lockdown i giocatori del Napoli abbiano fatto il loro dovere, veramente il loro dovere, e quindi complimenti alla società del Napoli e ai giocatori del Napoli. Abbiamo Andrea, dovrebbe essere collegato con noi, eccolo, ciao Andrea, buonasera. Ciao Raffaele, buonasera. Ciao Andrea. Me lo fate sentire in studio perché io non lo sento. Andrea, allora, ma mi riesci a leggere subito l'ultima del DG dell'Ill che praticamente vede fatto, tutto fatto per Osimhen? Sì, allora... Vai tu. La chiusura potrebbe essere davvero vicina. Secondo Radio Kiss Napoli, nella giornata di oggi o più tardi domani mattina, andrà un lungo colloquio telefonico tra Cristiano Giunta e il nuovo attaccante dell'Ill, Davila, che tra l'altro potrebbe essere già in Italia. Infatti la radio ufficiale fa sapere che le parti proveranno a levare gli ultimi dettagli oggi. Quindi questo diciamo dovrebbe essere fatto. Dopo ti chiedo, mi dai proprio quello che dice il DG dell'Ill, che leggo Marc Ingla nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto dell'Ill. Esatto, sì. Vai, leggiamo questo pezzettino qua. Siamo a dettagli finali per il passaggio di Osimhen a Napoli. C'erano anche altri club, ma la scelta del giocatore è stata fatta. Peccato doverlo cedere, ma andrà via. Quindi ecco, è fatta. Si prevedono a breve le visite mediche. Inoltre, non dobbiamo considerare solo l'importo del trasferimento, ma anche lo stipendio che viene offerto al giocatore in questo senso. Non siamo una destinazione finale. Con noi i giocatori prosperano, noi usiamo il loro talento e costruiamo anche le loro carriere. Per lui e la sua famiglia, quella di Napoli può essere un'opportunità eccezionale. Bene, benissimo. Quindi diciamo il DG dell'Ill, Marc Ingla, la dà come cosa fatta. Sì. E questo è l'ultimissima. Allora, Andrea, torniamo da te fra un poco, perché anche Sky più o meno dà queste notizie e poi dopo leggiamo tutto il resto. Ora ci vediamo giusto questi due minuti di Gattuso, dove praticamente si racchiude tutto quello che è il discorso di oggi, e poi apriamo le linee. Dai, Gattuso è come al solito obiettivo, serio, e risponde alle domande, troppo poche secondo me in una conferenza stampa post partita, dove ci sono cose da chiedere al nostro mister, se ne sono fatte solo 3 di domande e queste che avete sentito sono le risposte. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, dopo la pubblicità avremo il collega Marcello Framondi che sarà con noi per una battuta, poi apriamo le linee perché andiamo avanti fino alle 17 con la nostra puntata di oggi, poi domani torneremo con l'approfondimento lungo, cioè quindi la giornata e gli orari lunghi dalle 15.30 alle 18.30. E allora adesso andiamo in pubblicità. E allora ben ritrovati, come vi dicevo, puntata un po' light, oggi alle 17 chiuderemo, quindi fra poco apriamo le linee, ci saranno anche i vocali WhatsApp, se volete già scriverci al 342 38
12922. Vado a leggere qualche messaggio. Angelo scrive: la storia di sempre, di chi la colpa se non dei giocatori? Ridicola l'affermazione degli allenatori quando dicono dobbiamo lavorarci, ma sono professionisti o dilettanti allo sbaraglio? Ma no, allora ragazzi, qua non stiamo facendo il processo, diciamolo subito. Il Napoli ha fatto una sua scelta, tra virgolette, che è legata soprattutto alla Champions. Il campionato è diventato in secondo piano quando, perdendo con l'Atalanta, è diventato impossibile andare a prendere il quarto posto. Il Napoli, sapendo già della partecipazione diretta all'Europa League, avendo vinto la Coppa Italia, non dico ha tirato i remi in barca, anche perché con la Roma abbiamo vinto, col Milan meritavamo la vittoria, quindi io dico che Roma e Milan il Napoli se l'è giocato. Ieri non è che non se l'è giocato il Napoli, perché il Napoli ieri con il turnover anche è passato in vantaggio, e secondo me se nel primo tempo la chiude 2-0 invece di non fare sempre il solito tacchetiello, il passaggetto, il velo, l'errore di deconcentrazione a centrocampo, una difesa che ha un po' ballicchiato su certi movimenti, questa è una partita che piano piano la porti in porto, vinci 1-0 anche, perché insomma il Napoli, voglio dire, si è difeso tutto, si è difeso e attaccato nelle partite con l'Inter e con la Juventus in Coppa Italia perché c'era la concentrazione giusta, non hai subito un gol, un altro poco hai subito un gol dall'Inter perché insomma a tempo, cioè a partita iniziata ti sfila quella palla da calcio d'angolo e là c'è proprio quell'errore un po' anche di emozione, prima partita, ma poi il Napoli non subisce più nulla. Napoli in quelle due partite, poi gioca, ne gioca altre comunque importanti e fa risultato, io credo che il Napoli non è un problema che ha subito così tanto. Ripeto, anche ieri 1-0, se riesci fai anche il 2-0, il Bologna ti può segnare anche, però poi ti metti lì concentrato come sai e la porti a conclusione e ti prendi tre punti legittimi. Ieri il Napoli, il secondo tempo, e l'avete sentito da Gattuso, non ha giocato. Perché? Perché facciamo i fronzoli, i giochetti, i tacchetti. Ieri a un certo punto, oggi facendo il servizio per il telegiornale, ho visto un'azione del Napoli che è partita dalla difesa, abbiamo fatto 40 tocchi al limite dell'area per poi non fare nulla di che, tranne una bella giocata di Lozano che però poi l'ha buttata fuori. Vabbè, comunque dai. Allora, Tom, il turnover, ieri mister Gattuso nel dopopartita ha detto che la prova della squadra è stata incolore perché nel secondo tempo non ha avuto voluto far fatica, in realtà le avvisaglie c'erano state già nel primo tempo con Milink e Zielinski inesistenti e con Isaia ed Elmas impresentabili in quei ruoli, quindi lui perché nel secondo tempo non ha mandato sotto la doccia questi quattro avendo cinque cambi e invece ha peggiorato la situazione cambiando Politano e Lozano, gli unici a creare pericoli al Bologna. Questo è quello che si è visto, per me mister Gattuso ha tante qualità ma deve migliorare nel leggere la partita perché è fondamentale quando le cose non girano nel verso giusto. Un allenatore serve soprattutto in questo. Il turnover comunque non c'entra nulla, se Manolas ha i crampi e non lo sostituisce, cosa c'entra il turnover? Saluti da Tommy da Marcianise. Tommy, ma infatti sono d'accordo con te, mi trovo d'accordo, quindi però si è fatto un turnover esasperato, lì davanti Lozano, Politano e Milik giocavano insieme forse la loro prima partita, c'era Elmas, Demme che non è il Demme che abbiamo visto l'anno scorso, cioè prima del Covid. In difesa Manolas, ecco, tu dici hai crampi, però se Manolas hai crampi perché hai fatto turnover e quindi non ha giocato Koulibaly, no? E quindi avendo fatto un minimo di turnover, sai che Manolas dura 60 minuti, al 60esimo me lo devi togliere, caro mister. Capisci? Quindi questo per me è il ragionamento. Allora, Michele da Casal di Principe, no, deve provare tutti, la classifica non interessa più di tanto, si devono preparare bene per la partita col Barcellona, quindi giusto far giocare tutti e tenerli in forma, senza ovviamente perdere in modo assurdo qualche partita in campionato. Va bene, questo era Michele. Se i giocatori non si sentono carichi, per me non dovrebbero giocare, ad esempio Milik, come si fa a far giocare un giocatore con la testa altrove, che sta già pensando alla fine del campionato che va via? Giocate come ieri altre partite così non ci porterà da nessuna parte. Se invece giochiamo
come contro il Milan, allora ci sarà da divertirsi. Comunque, forza Napoli. Grazie Roberto. Dimmi una cosa. Io sento... Appena abbiamo Framondi, ditemelo, perché poi apriamo le linee. Dai. Sento da tutti questi commenti una negatività, come se il Napoli fosse ancora quello della prima parte di stagione, in bassissima classifica, reduce da risultati negativi in sequenza. Cioè, Napoli in questo momento ha fatto un'ottima parte di campionato, la seconda parte dopo il Covid, ha fatto dei risultati, ha fermato squadre molto più in forma come il Milan della settimana scorsa, ha battuto la Roma, cioè è comunque lì in classifica a ridosso del quarto posto. La qualificazione di Champions, cioè un po', secondo me c'è un po' troppa qualificazione Europa League. Europa League, siamo attenti che c'è una bella differenza. Hai ragione. Ti seguo nel tuo ragionamento e sono d'accordo, ripeto, questo non è un processo oggi. Assolutamente da parte però nostra non ci sarà processo. Noi non lo stiamo facendo, ma i tifosi mi sembra di sì. Stiamo cercando l'uomo nero che sia colpevole di tutto, mi sembra esagerato. Cioè, è stata una brutta prestazione, indubbiamente. È stata una brutta prestazione di squadra. Io sono d'accordo quando Gattuso prima ha detto non è un processo ai giocatori, ma è tutta la squadra che si è fermata. Perché è ovvio che se si ferma la difesa, poi l'attacco non fa niente. È ovvio che se a Milik non gli arriva un pallone, lui più di arrivare al centrocampo a cercarlo non può fare. Poi è chiaro che lui può avere la testa da un'altra parte, Demme può non essere più brillante come all'inizio, Lozano la prima partita titolare dal 2019. Ci sono tutte queste situazioni, giochiamo ogni tre giorni, giocatori che non hanno mai giocato. Cioè, diciamo prima, l'attacco al Napoli era alla prima partita tutti e tre assieme. Non abbiamo mai visto Lozano, Politano e Milik. Ci sta che non ci siano gli automatismi che possono garantirti Insigne, Mertens e Callejon che giocano da sette anni assieme. Certo. Io le prenderei un attimo con le molle. Sì, non hai battuto il Bologna, ma ripeto, il Bologna non è proprio l'ultima arrivata. Comunque è una squadra in forma, una squadra che sta portando a casa i risultati, ha 43 punti in classifica, non è che sono pochi. Non stai battendo l'ultima in classifica che non ha mai vinto. No. Cioè, mi sembra esagerato questo tono e questo processo che stanno facendo. Siamo d'accordo, ci sono delle situazioni che andavano chiarite, come quella di Milik, magari si poteva togliere Manolas al 60esimo per farlo rifiatare, ma è anche vero che Gattuso magari ha detto no, li voglio provare così come sono, vediamo cosa ci danno. Cioè, vi ripeto, Napoli in questo momento non ha un obiettivo. L'obiettivo però è la Champions. È quella partita di Champions. E quindi, dato che tu comunque hai 20 giorni circa, devi mettere in forma tutti. Cominciamo a scendere con i giorni. Oggi devi mettere in forma tutti. Perché succede che domani un giocatore prende una storta, vedi Muriel che è caduto e si è avuto un trauma cranico. Che fai se poi dopo non gioca? Devi avere i giocatori pronti all'uso, cioè tutti quanti i giocatori. Ti interrompo perché dobbiamo avere l'ospite. Quindi c'è Marcello Framondi. Ciao Marcello. Ciao Marcello. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Napoli Zone, Marcello Framondi collegato con noi. Allora Marcellone, come l'hai vista? Che partita è stata? Ripeto, noi non stiamo facendo un processo, però io ho fatto il titolo, è stato un turnover esasperato, sottotitolo la squadra non fatica, come ieri ha detto anche mister Gattuso, quindi un colpo alla botte, un colpo al cerchio. Sì, assolutamente Francesco, pure nei giorni scorsi, queste partite servono, almeno a mio avviso, a costruire il Napoli del futuro e prepararlo anche per la sfida con Barcellona di cui state parlando poc'anzi, ormai mancano solo 22 giorni. Sicuramente quello che abbiamo visto ieri da parte di Gattuso era proprio fare questo, cercare di sperimentare i meccanismi di questo nuovo Napoli che prende forma per la prossima stagione e contestualmente cercare di centellinare le energie fisiche per la gara di Champions. Napoli sta lavorando tanto anche e soprattutto sui calci piazzati. Lo abbiamo visto con il Milan, lo abbiamo visto ieri col Bologna e il gol è arrivato proprio su un calcio piazzato. Di fatto queste partite di campionato ci apprestiamo a vedere fanno parte della preparazione, che appunto dovrà anche capire quali giocatori faranno parte del progetto del prossimo anno, perché poi c'è anche da capire questo, c'è da capire Milik che ormai sembra con le valigie pronte, ma anche tanti altri calciatori. Quindi si sta costruendo il Napoli del futuro, il fatto che poi
Queste scelte condizionano anche il calciomercato, che si parla di Osimhen come nuovo centravanti, tanti calciatori sono stati presi a Napoli nel mercato di riparazione, due di questi come Rahmani e Petagna li vedremo solo a Castel di Sangro, ma il Napoli va modellato per la prossima stagione e queste partite sono propedeutiche proprio a questo. Sì, però il discorso, come dicevamo prima anche con Raffaele e con qualche nostro telespettatore, c'è il rischio che qualche giocatore sta tirando la gamba? Fai riferimento a Milik, immagino. No, te lo giuro, no. Lo dico in generale, qualcuno può essere un po' meno, un po' sta con la ciabatta da spiaggia. Ieri, insomma, diciamolo, Mertens, Insigne, forse anche Caglion, a partita, come dire, a Napoli si dice a tavola rotta, no? A tavola rotta sono entrati che sembrava che stavano a prendere il caffè fuori al Gambrinus, con tutto, o dai nostri amici del Bar San Ferdinando. Cioè, insomma, stavano lì a tavolino, belli, seduti, tranquilli, col caffè del nonno davanti, insomma. E questo mi è sembrato ieri, no? Senza, ripeto, senza fare il processo, non è che io sto dicendo non stanno giocando più, però Francesco, c'è da dire questo, è difficile dare delle motivazioni a questo gruppo in questo momento in un campionato che ha veramente ben poco da dire per quanto riguarda il Napoli. Questo è vero. I possibili sono centrati se scudiamo la partita con Barcellona. E anzi, io sinceramente mi sono meravigliato fino ad oggi come Napoli abbia comunque giocato con il coltello tra i denti, vedi anche la partita con il Milan. Col Bologna, sì, forse gli ultimi 20 minuti noi eravamo abituati ai calciatori che subentrati, soprattutto che andavano tutti in più alla squadra. Ecco, bravo. Diciamo, è stata bravo. Anche una caratteristica di questo Napoli Gattuso. Col Bologna un po' mancato, però credo che sia anche normale di 15 luglio con un campionato che ha veramente ben poco da dire, che ci sia un calo di attenzione da parte dei calciatori. È citato Caleon è uno di quelli che ha sempre dato tutto per tutto, anzi lo abbiamo elogiato in queste ultime partite, sì, nonostante sì, con un contratto scaduto, ma ci sta, diciamo già tutto, ci sta. Sicuramente mentre ci può stare su un Caleon, un Insigne o anche un Mertens, io invece l'atteggiamento che può essere invece lo stesso Haaland, che dovrebbero dare dei segnali rispetto a quello che può essere il futuro, lo leggo come un segnale di interesse, perché è un calciatore che è ai margini in questo momento del progetto il prossimo anno. Se vuole dimostrare, vuole stare in maglia azzurra, a quel punto anche per pochi minuti dà tutto se stesso. Mi capisco se un Mertens, un Insigne, Mertens che ha rinnovato da poco, ci sia un attimo più un calo di attenzione. Raffaele, sì. Se c'è una domanda tu per Marcello, poi lo salutiamo. Dai. Ciao Marcello, io ho una domanda sui meccanismi, perché io nel primo tempo, nonostante la comunque prestazione totale non sia stata sufficiente, ho visto le seconde linee fare quello che chiede Gattuso. Cioè, ho visto palleggio, ho visto verticalizzazioni dal basso, ho visto i movimenti, non sono stati al massimo, non sono stati fatti magari come li fanno i titolari, ma ho visto anche le seconde linee seguire quelli che sono i dettami di Gattuso. Tu che ne pensi? Sei d'accordo? Hai visto qualcosa di diverso? No, tu parli dei cambi, dei subentrati, scusami perché non ho sentito la domanda inizialmente. Sì, ho detto, secondo me anche le seconde linee stanno seguendo quello che è la filosofia di calcio di Gattuso, i meccanismi che vediamo fare diciamo, ai titolari, alla prima squadra. Tu sei d'accordo? Sì, assolutamente, mi sembra un gruppo che cerca di seguire i dettami del nuovo allenatore in tutto e per tutto, anche chi, ripeto, l'abbiamo visto anche nelle scorse partite, anche chi è poco coinvolto generalmente dal primo minuto, si sente partecipe di quelle che sono le indicazioni del mister, e le seconde linee hanno provato ieri fin dal primo minuto a fare quello che è il gioco che Gattuso vuole. Abbiamo visto veramente, si sentiva poi questo calcio post-Covid, ci permette di tanto di sentire le indicazioni da parte degli allenatori a bordo campo.
campo di Gattuso, che dà veramente tante indicazioni, soprattutto a Lozano. Baeciachi inserisce, lo chiamava più e più volte, e se ci avete fatto caso anche nei confronti di Milik cercava di spronarlo, però sì, forse con meno successo. Da parte del secondino oggettivamente c'è la voglia di dimostrare tanto e essere partecipi di quello che, ripeto, è il nuovo Napoli che sta prendendo forma per la prossima stagione. Allora, Marcello, prima di salutarti, che cosa prevedi proprio per questo finale di stagione e quindi poi quella partita lì, quella partita con il Barcellona? È un Napoli che secondo te si impegnerà per esempio con le due sfide con Inter e Lazio e quindi poi per rodare la sfida con il Barcellona, oppure continuerà con queste, diciamo, prestazioni un po' altalenanti e poi con quella lì si gioca con la testa giusta? Francesco, c'è da dire, Napoli affronta domenica l'Udinese a San Paolo, poi c'è la trasferta di Parma in casa di nuovo col Sassuolo, poi la trasferta di Milano con l'Inter in casa con la Lazio per chiudere il campionato. Io credo che vedremo crescendo, perché più ci avvicineremo alla sfida con Barcellona e più questo gruppo sarà ancora più concentrato. Sicuramente non a caso Napoli affronta prima l'Inter, poi la Lazio e poi il Barcellona. Sembra quasi una preparazione fisiologica a quello che è quell'appuntamento. Quindi immagino che vedremo Napoli sempre più concentrato, e soprattutto con l'Inter e la Lazio ci saranno, secondo me, le prove di quello che è il Napoli che vedremo col Barcellona. È inevitabile, sicuramente Gattuso non può essere felice della prestazione di ieri, secondo me già domenica con l'Udinese vedremo un atteggiamento diverso da parte della squadra. Vedremo, va bene. E allora grazie a Marcello Framondi, Napoli Zone, ci vediamo presto, ciao caro, grazie. Ciao Marcello. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a Marcello Framondi. Allora, apriamo le linee, vediamo poi se arrivano anche degli audio WhatsApp, quindi ci potete scrivere e o fare un audio WhatsApp. Francesco, non riesco proprio a trovare un briciolo di giustificazione alla prestazione molto sottotono, specie nella ripresa dei ragazzi, davvero senza mordente, quando con un minimo sforzo nella prima parte potevamo portare a casa qualche gol e forse i tre punti. Comunque alla fine è il pareggio il risultato più giusto. Ultima considerazione, con queste prestazioni non si va da nessuna parte. Capisco la mancanza di motivazioni, ma tra 20 giorni ci sarà da giocare la Champions e quantomeno ci si aspetta il massimo impegno da parte di tutta la squadra, proprio per mettere in difficoltà il tecnico nelle scelte da effettuare, anche in previsione dell'impegno di Coppa. Forza Napoli sempre, lo dicevamo anche prima, caro mio. Allora, ci sono due audio, quelli di Jenny Silver e anche di Rodolfo Pecoraro, dopo proviamo a sentirli. Tutte e due le cose, scrive Giuseppe, oltre ad un attaccante forte ci vuole un centrocampista che sappia far giocare la squadra e gli esterni bassi, ci vogliono più forti quelli che abbiamo, sono una buona panchina. Zelischi, uomo che non scoppia mai, ma sempre scadente, non è né carne né pesce, con questi non si vincerà mai lo scudetto. Va bene Giuseppe, l'abbiamo letto. Antonio da Casalnuovo, per me fare giocare sempre a formazione migliore dall'inizio il risultato al sicuro e poi togliere i titolarissimi, comunque giocando lo stesso e quando è troppo tardi, ma poi prendiamo gol con tutti, come possiamo mai passare con il Barcellona. Antonio da Casalnuovo. Allora, vediamo un po', regia, c'è una telefonata? Bella, capita. Pronto? Pronto, buonasera. Ciro! Ciao Ciro, eccolo. Ciao direttore, un saluto a tutti i vostri colleghi. Ciao Ciro. Ciao Ciro. Allora, vai veloce che oggi abbiamo poco tempo, vai. Beh, già mi sono espresso, diciamo, sì. Per me la partita è stata sbagliata da Gattuso. Da Gattuso, perché, quindi turnover esasperato, quindi. No, perché cioè nel momento che tu vedi le difficoltà già nel primo tempo, poi è chiaro, anch'io dissi, ma per me un Bologna
resiste un tempo a pressare così, invece resiste tutto in 90 minuti. Certo. Ma già quando tu vedi la partita mettersi così, cioè devi cambiare spartito, cioè lì non dico spazza la palla, ma devi alzare almeno la linea difensiva e tutto il baricentro di 20 metri e uscire dall'area di rigore. Invece tu hai subito Mihajlovic per tutti e 90 minuti. E non c'entra nulla il turnover, signori miei. Perché quando si trattano i titolari di team, fanno peggio di chi là che stavano in campo. Cioè quando trattano Insigne, Calleone, il partito non cambia. Anzi, in Napoli, quando trattano questi qua, stava ancora vincendo. Stava ancora vincendo. Sì, sì, lo so. No, cioè non c'entra niente, cioè sto fatto, perché poi parliamoci chiaramente, per come mostra Rosa, uno vale l'altro, tranne Milik che da solo a 7 in truppi, uno perché si gioca in 10, e quella è una scelta di Gattuso, perché nessuno c'ha ricca, manco Mirka. Milik si sa che se ne dai, si sa il prezzo, si sa il giocatore quando va a Napoli, non c'è sta nessuna vetrina, ma poi quella vetrina con Bologna. Inserito con Barcellona, con il capatrino ora su Equatore, già si sa, perché l'Equatore è giovane, tiene una media realizzativa negli anni che ha fatto a Napoli, quindi è un Equatore che sicuramente quei soldi ci va, non c'è bisogno di lo mettere in mostra, anzi non serve proprio perché si gioca in 10. Però a parte Milik che è veramente assente, loco, uno vale l'altro per come stanno in condizione, perché per far capire è uscito il massimo e tra suo Fabio Ruiz è cagnato qualcosa. No. È trattato Calleone, è Politano, è cagnato qualcosa. No, però vedi, sono entrati un po' svagati, questo lo possiamo dire che sono entrati. Ho capito. Sono entrati un po' svagatelli, no? E tu lo sei titolare. Però sono entrati. Picciolo, sto dicendo, poi a ieri, ma accunciano poco stomaco, perché insomma mandano calcio, ma per il tuo secondo tempo e Sassuolo Juve. E poi dico una cosa, e mettiti la firma a Coppa fra due anni. È Guaglione, De Zerbi diventato numero uno in Italia e va in danno top club perché non lo so, questo non te lo so, gioca a pallone, questo non te lo dico. Qua quando si parla di Guaglione, perché i tifosi del Napoli che parlano di Guaglione, pure Cesare diceva chi sta è Guaglione, Osimhen, come si chiama e cosa, cioè a casa quando si parla di Guaglione, Sassuolo con una magnata di fava, beh, quello sì, con una magnata di fava, Muriel, chi lo conosceva sto Muriel, è un torzino che a noi è Guaglione, che a noi con Macchina non noto niente, non Guaglione certo. Con Mabogani, chi lo conosceva, tra Orei, chi caspita sapeva, e andando sapete a chi si ha messo, a noi giocatori della Serie B, Ciccio Caputo che ha fatto più gol di Milik e Mertens. Più gol di Milik e Mertens, ma volevo dire che Ciccio Caputo è più forte di Milik e Mertens. No, assolutamente. È perché ci stanno progetti, ci stanno gioco. O Sassuolo, gioco a pallone. Va bene, dai. Come ai tempi Sarri lo faceva a Napoli, perché poi non ha fatto più. Ieri ha avuto una lezione di calcio da De Zerbi. O Sassuolo, gioco a pallone. Va bene. A ieri, ripeto, noi in questa stagione, lo ripeto perché così non posso essere fraintesi, noi in questa stagione l'unica nota positiva è Gennaro Gattuso, quindi voglio precisare, perché ci sono stati a ieri tifosi che hanno scritto Gattuso non è buono per Napoli. No, te ne sto per leggere uno, va bene. No, grazie. Però, nonostante questo, io voglio precisare, l'unica notabilità del Napoli è Gennaro Gattuso, ma non è che Gattuso è l'esa maestà, caso sono state criticate gente come Benitez, Luca Lancelotti. Abbiamo criticato tutti, abbiamo criticato tutti. La Juve è totalmente sbagliata, per me da parte del mister. Ciro, stop. Ciao. Allora, tanto rispetto per Gattuso, scrive Enzo da Giuliano, la piazza Napoli non è per lui, vedi? Stiamo ancora giocando con Isai, poi Milik inguardabile, ieri non ha preso un pallone, abbiamo giocato in 10. Ma allora ma la colpa è dei calciatori. È la colpa dei calciatori, però mi stai dicendo. Direttore, guardiamo un po' l'Atalanta con 1.000 lire di giocatori, dove sta e come gioca? Con un signor allenatore. Mi sono stufato di fare figuracce. Però ragazzi, non sono d'accordo. Infatti neanche io, Enzo, perché ho capito quello che puoi d'accordo. Dire. Però insomma, vediamo se abbiamo i due audio, Jenny e Rodolfo. Jenny Silver e Rodolfo Pecoraro, dai. Eccoli, eccoli.
Salve direttore, no, senza dubbio è stata la prestazione dei calciatori abbastanza scialba. Il turnover non c'entra, anche perché ultimamente il mister ha spesso fatto il turnover. Quindi è la seconda opzione, quella secondo me giusta. Io sono Sergio Dalvomero. Ah, Sergio Dalvomero, dicevo io perché non era né Rodolfo né... grazie Sergio Dalvomero. Ci abbiamo ragazzi Jenny e Rodolfo Rodolfo. Pecoraro che sono un po' più giù. Gino da Bacoli, sera non farei un dramma, in fondo il Napoli non ha nulla da chiedere, devono essere bravi a prepararsi solo per le gare con il Barcellona per guardarsi le gambe da un infortunio che può rovinare tutto. Livio ci scrive a che punto siamo con la trattativa con Victor Osimhen. Andiamo da Andrea, che dovremmo avere ancora collegato. Non so se ci sono notizie, hai notizie nuove? Andrea, ci sei? Sì, Ecco. allora ci sono le parole di Gianluca Di Matte, Sì, vai, vai, Ibis. vai, vai. Allora, sono le parole di Matte, esperto dell'emittente satellitare. Sul suo sito racconta che Cristiano Ronaldo ha continuato a fare agenti del giocatore questa settimana. I contratti sono Problemi. proseguiti per limare, i dettagli relativi alle commissioni e all'ingaggio del giocatore, intorno ai 5 milioni di lordi. Presto Lordi. dovrebbero essere anche organizzate le visite mediche. Ma Inoltre, Corriere dello Sport dice anche che nella trattativa, che sì. dovrebbe appunto chiudersi intorno a 50 milioni, l'operazione potrebbe anche comprendere i cartellini di Adam Onas e Gabriel Magallanes. Va bene, quindi rimane in piedi l'idea Onas Lo scambio, Magallanes, sì. lo scambio, mentre per Osimhen aspettiamo insomma di avere ancora qualche notizia, però insomma si lavura per questi 5 milioni lordi. Già abbiamo una notizia, ieri io leggevo che erano Sì, netti 5 milioni, invece sono sono lordi, lordi, sono cioè lordi, sono sono due lordi. cose Sì, molto molto diverse. diversi. Allora ci può stare una prestazione più bassa, ma il problema è che non abbiamo chi la butta dentro. Gianni, questo sta diventando un problema atavico. Scusate, direttore, ma se il Napoli continuasse a fare queste prestazioni fino a fine campionato, come vedrebbe la conferma di Gattuso? Secondo me bisogna giocare sempre alla grande. Franco da Torre del Greco. No, Franco, ma è chiaro che il Napoli non ha idea di cambiare. Il Napoli andrà avanti con Gattuso almeno l'anno prossimo. Poi non so che cosa succederà, però intanto il Napoli va con Gattuso. Il problema è che Gattuso deve inculcare in questa squadra due cose. Uno, di evitare questi fronzoli e tacchetti che a me danno fastidio. Due, che comunque pur avendo vinto la Coppa, pur ormai non avendo da niente da chiedere al campionato, queste partite sono un banco di prova in vista della gara con il Barcellona. Tutto qua, questo deve fare Gattuso ora. Poi Gattuso deve lavorare bene nel ritiro, nel periodo, diciamo, di settembre, e deve dare anche un'identità a questa squadra. Speriamo con dei calciatori come Osimhen e via dicendo. Allora ragazzi, che mi date? Audio? Vai, poi andiamo al telefono, dai. Buonasera, beh, bisogna, come dire, riconoscere i meriti di Gattuso quando effettivamente ci sono i meriti. Ieri, per la verità, tutte le responsabilità io le addosso a lui, ma non tanto per le scelte fatte, ma per il modo con il quale si è giocato. Tu ieri hai deciso di mandare in campo una formazione più fisica e più basata sulla quantità che sulla qualità, per cui voglio dire non puoi pretendere di uscire le palle al piede. Ieri ti mancavano Mario Rui, che è uno che punta l'avversario, se lo va a cercare e ti crea la superiorità. Koulibaly è un altro che è pure bravo, riesce a verticalizzare, ti fa saltare subito il primo pressing. Ti mancava Fabian, ti mancava Lobotka, ti mancava Insigne, che comunque retrocede e ti fa respirare, ti fa uscire fuori, ti mancava Mertens. Cioè tu non puoi giocare con quella squadra con la speranza di uscire palle al piede. Ieri praticamente non è uscita quasi mai, è stata una partita proprio pessima e Gattuso l'ha sbagliato in piedi, poi ha sbagliato i cambi. Voglio dire, tu vai a togliere Politano e Lozano, che hanno ancora tanto da dare, e tieni in campo Elmas, l'altro come si chiama, Milik, e lo stesso Zielinski, che ieri è praticamente non esistevole. Poi niente, sinceramente Gattuso ieri ha capito poco o nulla, e la sconfitta, il pareggio è tutto da addebitarsi a lui, alle sue scelte.
torno a ripetere, non sbagliate, perché ci sta che il Napoli possa giocare così, però tu non puoi, torno a ripetere, pretendere di uscire con quelle persone ieri, con Meret, che in un contesto del genere, come intende giocare Gattuso, praticamente Meret è uno che praticamente gioca con gli avversari, gioca fuori degli avversari, non esiste, cioè non puoi giocare, cioè Meret a questo punto, se tu intendi giocare con questo modulo, Meret te lo puoi anche vendere, lo puoi anche vendere tranquillamente, perché Meret è uno che ti combina un sacco di casini, così ti combina un sacco di casini. Va bene, questo era Rodolfo Pecoraro, dobbiamo correre in pubblicità, poi torniamo con le telefonate, con gli altri messaggi. Abbiamo, ripeto, una puntata un po' più stretta, però fra poco torniamo. Eccoci tornati, eccoci tornati. Allora, andiamo, vorrei andare al telefono se ci abbiamo qualche telefonata, perché abbiamo fatto aspettare, secondo me, tanto. Quindi vediamo un attimo come fare e andiamo prima al telefono. Dai, pronto? 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 Sergio, vai! Non ci sento, Francesco. Vai, vai Sergio, vai! Allora, non voglio entrare nel merito tecnico sull'esasperato turnover, perché significherebbe buttare la croce sul mister. E quindi? Quindi penso che non sia dovuto al turnover esasperato. È dovuta alla mancanza di obiettivi da raggiungere. La squadra oramai ha già il costume sotto al pantaloncino. Questo è il problema, questo è il problema. Questo e questo è il problema. Quindi le prossime partite sono a tirare avanti e basta. Però non puoi tirare avanti poi, insomma, perché c'è il rischio che arrivi col Barcellona svagato. Il rischio c'è, ma io credo che quello invece sia l'unico obiettivo al quale pensano tutti i giocatori. Quella è l'unica partita che a loro interessa. Però tu arrivi con la mente giusta, secondo me, se giochi 5 partite? Arrivi con la mente giusta, sì, perché se quello è l'obiettivo che ti sei prefisso, di fare un partitone col Barcellona, te ne puoi anche infischiare delle altre partite che sono a complemento. Ho capito, però se giochi, come dire, svagato, non trovi neanche le giuste, come dire, i giusti movimenti, anche perché, per dire, giocherai 2 partite con l'Inter e con la Lazio, che potrebbero essere 2 partite interessanti, non so se sì, sei d'accordo. Quello sì, più o meno con le squadre importanti il Napoli si applica, almeno cerca di dare più continuità al gioco, più movimento, più concentrazione, ma con queste partite, Sassuolo, la partita di ieri col Bologna, ma chi se ne fotte del Napoli? Ho capito! Fanno 1-1, 2-0, 3-1. Ma siamo sicuri che dopo solo una partita possiamo dire che Napoli già sta in costume da bagno? Capito, cioè non può essere un errore di una partita e da domenica ricominciamo a correre. Perché l'esperienza anche dell'anno scorso e dell'anno prima. Quando dicevo, Francesco se lo deve ricordare, anche con Ancelotti, quando si mette il costume è finito. È la fine, Luis, quando la mente scarica, però, non c'è più niente. Però Sergio, il costume te lo devi togliere poi dopo. Cioè, io ti posso essere, sono d'accordo con te, dici ok, a 6 giornate alla fine, noi abbiamo preso l'Europa League, cioè la qualificazione in Europa League, mettiamoci il costume. E come viene, viene. Ma tu poi, il 2 di agosto, ti devi togliere il costume, ti devi mettere l'armatura. E come esci dal costume? Capito che ti voglio dire? Per questo non puoi oggi metterti il costume. Francesco, io non so, ma credo che nessuno di voi, per il mestiere che fate, ha mai lavorato per obiettivi, per budget da raggiungere, per obiettivi. Chi lavora per obiettivi, per budget da raggiungere? Nel momento in cui vede che l'obiettivo è irraggiungibile, si scaca. Ho capito, lo so. Invece, quando si raggiungono i traguardi, chi lavora con l'obiettivo si carica, si gasa. Questo voglio dire, per la mia esperienza. Poi un'altra cosa volevo chiarire. Ma scusatemi, abbiamo sempre detto, e torno e sottolineo questo argomento, le congiure, i complotti, il Sassuolo e la dipendenza della Juve.
Il Sassuolo si mette a 90 avete visto gradi ieri, quando gioco ieri, con la Juve, prego, accomodatevi. Ieri il Sassuolo poteva pure vincere. Ma la vogliamo finire di vedere questi complotti, queste trastole, queste jacoelle? Certo, abbiamo visto ieri il Sassuolo come ha fatto il tuo sangue a Juve. Ieri alla poteva... vecchia signora, non mi sbaglio. Ieri poteva veramente vincerla. E poteva succedere, può succedere l'inverosimile, perché stasera se vince l'Inter, ragazzi, si rimettono a 6 punti. Poi è chiaro che la Juve, ho visto il calendario della Juve, lo andavo a vedere prima, è un calendariaccio, tra virgolette, nel senso che... Il Sassuolo, l'Atalanta giocano per la Juve. No, infatti. Qua giocano tutti per vincere. Tutti per vincere, sì. Quindi smettiamola di vedere questi complotti dappertutto, queste congiure. Non mi piace questo discorso, perché io penso che nel calcio, come in tutti gli sport, si debba giocare pulito e giocare per vincere. Quello ce l'auguriamo sempre, infatti. Infine, per quanto riguarda i giocatori del Napoli, io penso che a questo punto molti di loro abbiano, come si dice, raggiunto il traguardo. Più di quello che hanno dato non possono dare, quindi non tanto per un fatto anagrafico, ma per un fatto di obiettivi e di motivazioni, debbono cambiare aria. Va bene, grazie, okay. Sergio, a domani, grazie, con più Sergio, calma. La squadra al di là del turnover non ha più obiettivi, nel senso che non si gioca niente, metti che è stata inoltrata, il che tutto è anomalo. La sola cosa che poteva andare a vincere la Coppa Italia è stata fatta, conserviamo le energie nervose per tentare l'impossibile con il Barcellona. I fatti dimostrano che la posta in palio, la fa da padrona, e dopo la sconfitta a Bergamo non abbiamo posta in palio. Rino da Mugnano. Rino, posso essere d'accordo, lo sai, però ti ho detto, noi il costume, come diceva Sergio, il 2 agosto dobbiamo toglierlo, dobbiamo mettere l'armatura e toglierti il costume, no? È come quando tu sei in vacanza, dopo 20 giorni, 15 giorni devi ricominciare a mettere giacca e cravatta perché vi devi tornare al lavoro. Ce l'hai un po' di scocciamento, tra virgolette, no? Raffaele, sì, ma io non sono d'accordo, anche perché se tu dopo l'Atalanta hai perso tutti gli obiettivi, non batti la Roma, non pareggi col Milan, le perdi tutte queste partite, perché tanto gli obiettivi non ci sono più, quelle squadre hanno bisogno invece di trovare gli obiettivi. Il Milan veniva da 2 vittorie contro Lazio e Juve, cerca il posto per l'Europa League anche lei. E perché allora la riesce a pareggiare? Perché con la Roma riesce addirittura a vincere? Infatti, perciò. Non è solo una questione di aver tirato i remi in barca, non lo possiamo dire dopo solo una partita andata male, comunque pareggiata all'80esimo, cioè 10 minuti la portavamo anche a casa. Vi ripeto, facciamo questo discorso tra una settimana, dopo un pareggio e 2 sconfitte magari, dopo un pareggio e una sconfitta. Certo. Allora, sì, potremmo dire abbiamo tirato i remi in barca, dobbiamo stare attenti al Barcellona, eccetera, eccetera, ma dopo solo una partita giocata male, ma comunque pareggiata, dove non c'erano neanche i titolari, ma c'erano 8 giocatori diversi rispetto a domenica, io ci andrei un attimo con le molle, con le pinze, piano piano su questo ragionamento. Allora, che comunque non è sbagliato. Ragazzi, regia, seguitemi, facciamo un'altra telefonata, non ne possiamo fare di più, vediamo se ce ne abbiamo una o due. Una, allora l'ultima, ok? Poi facciamo ancora qualche messaggio, andiamo da Andrea e poi andiamo verso la chiusura di questo appuntamento un po' light di oggi. Allora, pronto? Pronto? Sì, Rosarione, ciao caro. Ciao Rosario. Ciao Francesco, che c'è in... Chi c'è in... Raffaele, ciao, oggi Raffaele. È con me Raffaele. Franci, ma i tifosi di Napoli non capisco. I tifosi di Napoli? Adesso Gattuso non è buono. No, vabbè, insomma, c'è qualcuno che dice che non gli piace, qualcuno che dice... Senti, è stata una partita molle, cioè ci state, tante 3-4 partite, Coppa Italia... Poi dopo il Covid, Franci, le squadre non sono tutte delle stesse. Vedi la Lazio doveva vincere il campionato e adesso ha perso 3-4 partite. Sono Milan d'accordo. Stava morendo e adesso è la squadra più che gioca per in forma, è più bella e così per cosa vari. L'Inter doveva far vincere il campionato e non sta andando bene. Ma adesso De Zerbi è il grande allenatore. Ma sarà... Su De Zerbi, No, De Zerbi sta facendo anche delle cose positive, è chiaro, però sì, vediamo. Ma Pioli
fine il Milan voleva una cacciata, mo è il grande allenatore, il Milan gioca bene. Cioè, io l'ho visto, Franci, è iniziato un altro campionato. Sì, perché se non, sì, non c'era il lockdown e non c'era il coronavirus, la Juve la perdeva lo scudetto, perché la Lazio era la squadra più. No, sto sbagliando. No, no, per me la perdeva, per me lo perdeva, per me lo perdeva. Quindi ci sta una partita, Franci, quello deve anche perché questa Juve non va proprio, non va proprio anche bene. Tu, Mertens, la settimana scorsa sei andato a mangiare, cioè è andato a mangiare, è andato con gli amici a mangiare, perché c'è stato un momento di rilassamento, ma ci sta in una partita. Ma purtroppo... ci può stare, sì, come ma diceva... perché comunque sono essere umano, Franci, non è che sono robot, questo qua. Poi il primo tempo non è stato proprio malvagio. È i secondi tempi che il Napoli, l'approccio dell'inizio, pure a Bergamo è stato così. Non so se siete d'accordo. Sì, 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 anche a Bergamo, infatti, c'è stato qualcosa, certo, che non ha gli approcci funzionato del secondo tempo che vanno molle e poi non c'erano tutti i titolari, tra virgolette. Poi, Franci, un'altra domanda. Ma è stato acquistato o si mette? Non ancora. Dimmi una cosa, ma se viene acquistato adesso e... comunque ufficializzato, sì, ma non conviene mettere Milik in tribuno perché se gioca cioè, si rompe oppure si infortuna o nessuno se lo compra? Lo sai che ci ho pensato anch'io? Lo sai che ci ho pensato anch'io a questa cosa? Però non so. Perché il diavolo sta dietro alla porta. Lo so, infatti. Perché poi tu devi dare, se facciamo le corna, si infortuna, devi dare lo stipendio pure a Milik, come lo vendi? No, ma infatti sono d'accordo con te, però insomma non lo so, boh, vediamo che cosa succede, non lo so, io credo che il Napoli ci penserà a questa situazione, però poi puoi pure... Ma perché leggendo sopra sta dicendo addirittura che è quasi fatto le visite mediche, non lo so poi, che in effetti il campionato francese è fermo, quindi possono anche acquistare, non lo so poi. No, non lo so, vediamo. Se lo acquistano è per l'anno prossimo, cioè adesso il mercato funziona, sì, però, ma non... Se tu metti la firma, praticamente Milik si deve fermare, il Napoli sta giocando, c'hanno altre 6 partite, è puta casa che si infortuna, ma tu come fai a recuperare i soldi di Milik e devi dare anche per l'altro anche l'ingaggio a lui e il nuovo acquisto? Certo. No, ma allora su questo hai pienamente ragione, però è chiaro che poi decide Gattuso. Gattuso potrebbe anche dire, ragazzi, come dire. Poi Franci, ho visto la faccia di Gattuso, non era contento. No, ma era arrabbiato, era arrabbiato. Contento. Ma fa bene ad essere arrabbiato. No, Franci, ma questo secondo me l'ha attaccato in faccia pure a tutto. Alla Bruscolotti. Questo c'è il carattere di Bruscolotti, ragazzi. Se non giochi bene si arrabbia, perché giustamente... belle brutte figure si possono fare, perché poi lui comunque deve fare la riconferma, comunque dobbiamo arrivare al Barcellona, pure se sarà difficile, Franci, però ce la vogliamo giocare, giusto? Assolutamente, ci vediamo domani. Ciao. Allora Antonio, buonasera direttore, penso che ogni uomo che svolga un'attività debba essere motivato, così anche i calciatori nella loro attività sportiva. Dopo la sconfitta con l'Atalanta, non potendo più raggiungere l'obiettivo qualificazione, era logico aspettarsi un calo ad ogni partita e diventare una sorta di allenamento costruttivo in vista della partita vera. Mi fido di Gattuso, salvo l'amore dimostrato per Mario Rui, non mi fido della dirigenza del Napoli e della campagna acquisti che credo si farà. Pedagna, ad esempio, lo proverei, mi sembra un buon berserio, non dimentichiamoci che questa dirigenza era assente quando lo spogliatoio era sfasciato ed Ancelotti ancora lì senza sapere che pesci prendere. Antonio da Napoli. Antonio, è chiaro che la società deve essere attenta a certe vicende, forse anche il nostro direttore sportivo dovrebbe essere un po' più, come dire, dovrebbe ascoltare. Va. Melissa, per quanto riguarda la partita di ieri, non so cosa voi ne pensate, io ho visto che non è la prima che giocano così, non vedo gioco, i cambi sono sempre gli stessi, Politano per Caglione, Mertens per Milik, Insigne per Lozano. Dice, vabbè, questi sono i calciatori, lo so, ma per farli ruotare diversamente, poi vedo che i tifosi, quando il turnover lo faceva Ancelotti, veniva massacrato, lo fa qualche altro allenatore, va bene. Fino ad ora è andata bene perché abbiamo incontrato l'Inter che zoppica, ogni tanto anche lei, per non parlare della Juventus, visto il campionato che sta facendo con il grande guru del calcio, la Roma peggio che andare di notte, però la Roma, Melissa,
dopo la nostra sconfitta ne ha fatte tre di vittorie, non ce lo dimentichiamo. Poi quando ha incontrato l'Atalanta e qualche altra squadra più veloce, nemmeno il pareggio si è portato a casa. Se poi i tifosi si accontentano solo di battere la Juventus, allora di che stiamo parlando? Tanto i calciatori hanno capito bene come funziona, basta battere la Juve e dopo possono vivere di rendita. Questo è il mio pensiero, buonasera. No, Melissa, io credo che i calciatori non possano vivere di rendita, assolutamente, anche perché ok, quest'anno è andata così, ma gli altri anni non va sempre così, anche perché quest'anno il Napoli, ragazzi, la Champions al 99% non la fa. Buon pomeriggio, colpa dei giocatori, un primo tempo abbastanza discreto, il secondo tempo è stato pessimo per quanto... Ma invece prendo uno spunto da un messaggio. Sì, vai, vai. Petagna? Petagna è un giocatore che secondo me deve avere una chance. Non so se il Napoli gliela darà, se Gattuso gliela darà. Secondo me gliela dà. Io sono convinto. Secondo me gliela dà perché Osimhen è giovane, bisogna provarlo. Secondo me con Mertens e Petagna gli fanno da chioccia. Si può fare. Comunque hai tre competizioni per far giocare tutti quanti. Comunque hai la possibilità con i cinque cambi di ruotare. Secondo me Petagna rimane e gioca pure. Allora, chiedo alla regia, perché mi dicevano che avevamo anche queste foto che aveva preparato il nostro Raffaele, prima di andare anche da Andrea a salutarlo. Allora, questi qua sono i movimenti di gioco di Manolas. No, questi qua Insigne. Ah, Insigne, scusami, credevo fosse. Come vedete, Insigne, io me le ho già viste, quindi okay, sono già pronto. No, leggevo Manolas lì sopra. Ha giocato principalmente nella parte nostra di metà campo e in particolare guardate come va verso il centro della difesa, cioè davanti all'area di rigore. Sì, sì, rispetto a quello che è la heatmap di Lozano. Andiamo a vedere Lozano dopo, se ci riusciamo un attimo. Vediamo che arriva. Però ricordiamo, ecco, Lozano ha giocato. Questo è Politano. No, questo è Politano. Eccolo qua. Lozano, ecco. Ha giocato anche Lozano lui ha giocato molto più di là pure. Sì, vabbè, ma Lozano ha giocato di più, ha giocato anche sulla destra, però sempre guardando in difesa. Di più? C'è molto di meno in difesa. Ah, in difesa, però in attacco di più. In attacco di più, ma ha giocato anche 60 minuti. Cioè ci sta, però se guardate la parte difensiva, gioca molto sulla linea di centrocampo, arretra, ma non va mai verso il centro dell'area di rigore, come invece faceva Insigne prima, nella mappa di prima. Andiamola a rivedere un attimo. Sono movimenti che comunque sono importanti quando devi alleggerire il peso di una pressione molto alta palleggiando da dietro. Insigne c'ha una bella macchia blu, non molto accesa, ma ci sta, quasi al centro del fuori all'area di rigore, fuori all'area di rigore, sulla tre quarti. Andiamo a vedere Politano, perché Politano da tutti è stato dato come uno dei migliori in campo. Tu come lo giudichi? Migliore in campo no, però ha giocato una partita discreta. Discreta, molto migliore delle ultime uscite. Sì, assolutamente, eccolo qua. Questi anche lui, sulla fascia, ovviamente molto in attacco perché ha giocato molto in attacco, però poco verso la difesa. Cioè tutti i movimenti sono movimenti a seguire l'uomo, che l'esterno che andava e lo andava a inseguire. Mentre invece Callejon, se passiamo, anche lui fa quello che fa Insigne, mi comincio a dire, va più verso il centro del campo, eccolo lì. Questo è Callejon, questo esatto, è Callejon. Cerca di più di sovrapporsi per dare uno scarico facile ai compagni. La formazione del Bologna ha giocato molto bene nel chiudere gli spazi al centrocampo. Hanno coperto bene Demme, non tutti e due centrocampisti del Napoli si facevano vedere, Elmas e Zinischi. E quindi dovevano essere gli esterni, Politano e Lozano in primis, a fare quello che poi hanno fatto meglio le loro controparti, Insigne e Callejon, andare lì a cercare il pallone, a cercare il passaggio, a dare una soluzione in più per scardinare il pressing del Bologna e poi per ripartire come sarebbe dovuto essere, ma non è stato. Bene, grazie Raffaele per questi aggiornamenti. Andiamo da Andrea per un'ultima notizia e per salutarlo, anche perché oggi, ripeto, è stata una puntata purtroppo un po' più breve. Ciao Andrea, dimmi tutto. Sì, allora Francesco, stanno le parole di Alessandro Canovi, operatore di mercato del calcio francese. Bene. Su Kiss Kiss Napoli ha espresso questo parere. È un giocatore giovane e molto forte. Il Lille fa una programmazione concreta, produce i giocatori e vende. Però il Lille è una bottega cara e ci sono anche squadre di Premier. Tutti quelli che provengono dal calcio francese sono quasi sempre
motivi per il calcio italiano. Il calcio francese non è di Serie B, anzi è uguale al nostro, e in questo momento poche squadre europee sono in grado di fare operazioni molto forti. Bene, Andrea, grazie, ci rivediamo in questi prossimi giorni. Ciao Andrea. Va benissimo, ciao Francesco, ciao, ciao. Ciao Raffaele. Allora, ragazzi, esattamente 7 anni fa, era il 16 luglio del 2013, veniva presentato a Di Maro José María Caglione. Bueno, che giocatore. Che giocatore, che giocatore, sì. Secondo te è finito questo rapporto tra Napoli e Caglione? Secondo me è finito, non lo so, in realtà io... Ci speri ancora? Io fino all'intervista di De Laurentiis, dell'altro giorno in presentazione di, sì, del ritiro, di... non ci credevo. Oggi è giovedì, il presidente ci doveva incontrare, nessuno ha avuto nessuna notizia, non sappiamo niente. Vabbè, scusate, questo è un inciso, vai. No, dicevo, fino a lunedì che il presidente ha parlato, proprio su Caglione, che non ricordo quale quelli che ha fatto questa domanda, non ci credevo. Però forse qualcosa si è mosso, e forse il fatto che comunque lui abbia firmato per questi 2 mesi... che non abbia preso lo stipendio e tutto quanto, qualcosa cambia. Io vi ripeto, me l'hai chiesto a ottobre, se non sbaglio, cosa avrei fatto con Caglione. Io l'avrei firmato in bianco. Infatti, lo dicevo. L'avrei firmato in bianco allora e lo firmo in bianco adesso. Ok, perfetto, grazie. No, infatti Marco mi ricordava alla conferenza, no, doveva andare a Capri, doveva andare non si sa dove. Io lo avevo detto, a me dispiace dire queste cose perché sembra che andiamo contro la società, ma noi non vogliamo andare contro. De Laurentiis, quando vuole, ci convoca veramente però a tutti quanti e lo fa tramite gli uffici stampa e ci fa organizza bene e facciamo una bella conferenza. Ma poiché, come al solito, si promette, però poi non si hanno notizie, ci dispiace, perché poi casomai domani e dopodomani ci ritroviamo a, casomai, l'intervistona su qualche giornale. E questo... tranne me, esatto, bravo. Allora, se il Napoli farà sempre gli stessi errori, i passaggetti sbagliati a centrocampo ed un gioco lento e lezioso, non andrà da nessuna parte. È mai possibile che i calciatori non riescono a capire che se si scende in campo per giocare bene e cercare di vincere? Questo è vero. Gennaro da Somma, colpa dei giocatori, molti visti ieri non sono da Napoli, Gattuso ne prenda atto. Mario da Napoli, salve, ho paura di un rilassamento dei calciatori visto che in campionato non abbiamo nulla da dire, spero che questo non incida poi su una bella prestazione in Champions, voglio sognare che passiamo il turno. Ciao Mario, grazie. Ancora Angelo, basta, non se ne può più dei soliti noti, possibile non riuscite, che ragazzi, ma che io lo dico sempre, Angelo, chiamateci anche voi, mandateci vocali. Dovete farlo in modo che potete fare così. Sabatino, direttore, buonasera. Sta passando il messaggio che col Barcellona ce la giocheremo alla pari. Sbagliatissimo. Conosciamo la piazza. Metteremo in croce il mister addossandogli colpe non sue. Per giunta contro la squadra più forte del mondo. Che soddisfazione l'eventuale esonero di Sarri. Sabatino da San Valentino Torio. Sabatino, io non, ti ripeto, non mi interessa della Juve, non mi interessa di Sarri. Il nostro allenatore si chiama Rino Gattuso, il Napoli ha una partita importante con il Barcellona, tu hai ragione che bisogna stare attenti e non bisogna giocarsela, come dicono molti, alla pari, bisogna essere concentrati qua, sono d'accordissimo con te. Allora, Osimhen è stato preso, speriamo, Osimhen manca solo la firma, speriamo. Poi fate vedere la het pina di Milik. No, è vuota, te lo dico, è io l'ho guardata. No, dai. Colpa di Gattuso, dice Luigi da Portici, con sostituzione inutile non sa far gestire la squadra, il risultato, il Napoli prende sempre gol con Gattuso, io ci ripenserei a tenerlo, non vedo per la grande squadra. Luigi, ma chi c'è oggi che il Napoli potrebbe prendere? Ce l'hai un nome, caro Luigi? Non lo so, io credo di no in questo momento. Poi parlano tanto di De Zerbi, ma De Zerbi sono 2 anni che lavora col Sassuolo. E che non è che mosto Sassuolo, voglio dire, ragazzi, stanno a 47 punti, non è che... insomma, voglio dire... Però, se dai tu tempo all'allenatore, sì, magari l'anno prossimo che appunto ci porta... Allora, a 100 punti, Spadafora, il ministro Spadafora ha detto lavoriamo per far tornare i tifosi negli stadi a settembre. Non sarà possibile prima, quindi sembra... Perché 5 partite mancano tra 2 settimane. Però c'è quella Champions, sai, tutte quelle situazioni. Dall'Inghilterra,
Guardiola vuole Koulibaly al Manchester City, già pronto un'offerta importante. Quindi la richiesta è 100 milioni. Ma il City non offre più di 75. Si farà? Si può fare. Se l'intenzione è venderlo, si può fare. Cioè, l'intenzione è quella, sì. Allora, ragazzi, io saluto tutti. Ringrazio Raffaele che oggi è stato molto disponibile ad aiutarmi in una puntata. Fatemi salutare anche il nostro Paolo Serra, che per motivi di lavoro non c'è stato. Noi ci vediamo domani 15:30 come di consueto, poi pre partita e post partita con l'Udinese 18:45 il pre partita, post partita come al solito intorno alle 21:30 e fino alle 22:30 per questo Napoli-Udinese al San Paolo, dove secondo me il Napoli deve tornare a vincere, anche perché insomma due pareggi. Adesso bisogna ritornare a vincere e quindi poi parleremo di tante altre cose. Vi ho detto già che la settimana prossima facciamo puntata martedì, che siamo al Bar San Ferdinando, stavolta lo dico con speranza di esserci veramente. Comunque martedì pomeriggio siamo al Bar San Ferdinando alle 15:30 e facciamo la puntata Koulibaly, ok? Puntata Koulibaly anche con i club. Grazie a Mennillo, grazie a Davide. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ancora grazie a Raffaele. Grazie a te Francesco, ciao, buonasera a tutti. Domani appuntamento 15:30 Club Napoli News. Ciao.